Ha detto tutto in modo fantastico e meraviglioso, i poeti scrivono, parlano un po' meno e quindi io vi invito a leggere se vorrete farlo e a prendere da quello che leggerete le cose che sono belle per voi, i punti che volete fissare per voi, le cose che magari vi rimandano a cose vissute o a cose ancora da vivere perché è tutto sempre in evoluzione. E sì, come diceva Franca, gli artisti si mettono un pochino a nudo quando decidono di fare delle cose così. Guardo la poesia lì ed è già veramente una nudità assoluta, perché sono sempre di solito conservate nei cassetti, nei quaderni, nei fogli. Qualche amico fidato le legge. Le figlie, però per dire, sono cose veramente riservate, quindi portarle fuori è già tanto. Ma sapevo di trovare in Franca il sostegno a questo progetto e l'attenzione alla lettura, che poi avrebbe portato tutto il resto. Quindi sono stata tranquillissima dall'inizio, Sono contenta. tranquillissima e sicura che avremmo fatto un bel lavoro insieme. Un'altra cosa su cui volevo portare l'attenzione, vi lasceremo questo pieghevole, che è il nostro catalogo. Perché sempre per una fruibilità veloce, perché noi invitiamo a rallentare, ma ci rendiamo conto che andiamo di fretta. Noi ci portiamo a casa praticamente non un catalogo pesante cartaceo, ma un pieghevole con gli stessi QR code che contengono tutte le informazioni. Che comunque accede ad un sito dedicato a questo progetto, che quindi in qualsiasi momento vi collegherete ci saranno tutti gli aggiornamenti. Quindi in realtà cerchiamo di fare È in un'immersione, progress, ma in realtà è sì, super in divenire. divenire, super, super attuale. Quindi che dire, vi ringraziamo di È essere una qui. bella Grazie. Qui ho la fortuna di avere Mirko, che è il mio capo, c'è Chiara Mastanzuono che si occupa, se vuoi dire due parole sull'accessibilità, perché loro stanno, mi mangio le parole, loro stanno facendo veramente tanto sul territorio per quanto riguarda anche non solo l'aiuto a curare le persone, ma proprio il rapporto museale, no? Sapete, fatto dei bei progetti, quindi a te la parola. No, poco da dire, io non la chiamerei né inclusività né accessibilità. L'apprendimento passa attraverso lo stimolo dei sensi. Più sensi sono coinvolti, più c'è apprendimento. In questa mostra ci sono almeno 3 sensi su 5 coinvolti. Questo non vuol dire dare la possibilità a una persona con disabilità di apprendere, ma di far apprendere meglio una persona che le disabilità non ce l'ha. Quindi, quello che una persona con disabilità ha la possibilità di fare, molto più lo può fare una persona che la disabilità non ce l'ha. E un mio caro amico dice sempre: in un mondo dove i disabili vivono bene, gli abili vivono molto meglio. È Quindi vero, questa mostra verissimo. non è inclusiva, perché quando si parla di inclusività vuol Esatto. dire che l'inclusività non c'è. Qui è stato concepito già in una maniera molto più ampia, quindi l'amministrazione lungimirante, voi siete state bravissime, si è creato qualcosa che va oltre l'inclusività. Qui è già stata concepita alla nascita. Quindi non abbiamo fatto niente di speciale se non assecondare le idee meravigliose che le artiste hanno avuto. Grazie a voi. Adesso di speciale facciamo una bella foto.